una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato, in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Sì, infatti oggi si chiude il ciclo suo, possiamo dire il ciclo più vincente nella storia della Juve Stabia, due promozioni in Serie B, una Coppa Italia in Serie C, mai è successo questo. È un momento triste per i tifosi che erano legati a lei da un affetto importante, però ha preso questa sua decisione in un momento in cui ha vinto ancora una volta. Sì, dopo 11 anni è il momento di passare la mano, e l'importante è che Andrea Lancella è una persona valida, è un industriale a cui sono onorato e sono contento che sia lui a gestire la Juve Stabia in Serie B. Ecco, la vediamo un po' dispiaciuta, un po' triste, come è giusto che sia, lei lascia la sua creatura, come molte volte l'ha detto, però ecco, la vediamo anche sereno, quindi lei sa che appunto Lancella è una persona seria, però come ha detto in conferenza c'è bisogno anche dell'aiuto di Castellammare di Stabia. Certo, io auspico veramente una grossa campagna abbonamenti, un invito agli imprenditori di Castellammare a fare delle sponsorizzazioni per questa squadra, perché questa squadra è un bene della città, è un'eccellenza della città, quindi bisogna aiutare persone che vengono da fuori per investire nella nostra città. Ecco, gestione affidata all'Angella e ad altri che deciderà lui, però Franco Maniello rimane sempre la Juve Stabia, perché è un po' la cosiddetta ancora di salvezza o il salvagente, se mi permette di dirlo, perché saperla ancora all'interno della Juve Stabia comunque fa stare sereni tutti. Io sono ancora proprietario di quote che verranno gestite dal dottor Vincenzo Fogliamanzillo, quote che stanno a disposizione se vogliono investire altre persone. Io ecco, esco dalla gestione, esco e voglio diventare un tifoso della Juve Stabia. Chiaramente mantengo tutti gli impegni presi con Andrea Lancella, non come è stato per il passato per certi personaggi, però è chiaro che ho le quote ancora della Juve Stabia, stanno lì e saranno gestiti dal dottor Vincenzo Fogliamanzillo. Un altro pezzo della storia della Juve Stabia però oggi va via, purtroppo è arrivato... No, non parliamo di storia perché sono ancora vivo e vegeto, so bene, e qualche volta verrò anche allo stadio a vedere la partita. Anche il tifoso Maniello si fa sempre sentire, però volevo parlare dello sponsor tecnico, 30 anni vicino alla Juve Stabia, già dall'epoca Roberto Fiore, adesso c'è questo cambiamento, si passa a Givova. Catello Buonocore, oltre ad essere uno sponsor tecnico da oltre 30 anni, è mio amico da oltre 50 anni, è una persona che è sempre stata vicina alla Juve Stabia, ha fatto grossi sacrifici, a volte lo si chiamava la sera tardi per la mattina successiva, quindi veramente, però Givova ci corteggiava da anni e io ho sempre resistito per amicizia con Catello, adesso chiaramente con la nuova società che vogliono dare un'impronta manageriale nuova, e Givova ha fatto un'offerta economica importante, quindi però Catello era la nostra priorità, non potendo ottemperare la stessa offerta siamo passati a Givova, ma io sono sempre amico di Catello Buonocore. Ecco, in chiusura, che cosa deve fare la Juve Stabia? Se vuole dare un consiglio magari ad Andrea Lancella, che per la prima volta si affaccia al mondo del calcio, ha fatto sponsorizzazione anche in altri sport come il basket quando facemmo la presentazione, che cosa può dire che non deve fare Andrea Lancella dopo i 3 anni di Serie B che ha fatto lei?
diciamo, Andrea Langella non ha bisogno di consigli in generale, ma forse nel calcio qualche piccolo consiglio glielo posso dare: non correre appresso ai nomi e fare una cessione oculata e far capire alla piazza: signori, se entrano 5 si spendono 5, perché se entrano 5 e si spendono 8 se lo può fare per un anno, 2 anni, il terzo anno si fallisce. Quello, diciamo, è il segreto: fare una cessione oculata, punto. Okay, grazie.